Let's go, bitches! Oggi video particolarissimo, i 10 comandamenti per tirare una cam, le 10 regole, i 10 testi, i 10 modi per tirare la cam, i 10 segreti, le 10 vie per tirare una cam, e io ve li svelerò, iniziando subito dal primo. Prima regola, primo comandamento, non sparare mai agli elicotteri. Mai sparare elicotteri o cose simili, perché il 90% delle volte qualcuno verrà ad uccidervi o vi ammazzerà da dietro, o l'elicottero si accorgerà di voi o qualsiasi cosa stia volando e vi stuprerà. Non lo fate mai. Passiamo al secondo comandamento. Non ricaricate mai se avete ancora colpi o metà caricatore. Tanto su Ghost si ammazza con 3 colpi, avete 7 colpi. Teneteli perché sicuramente qualcuno arriverà mentre starete ricaricando, e se non avrete gioco di prestigio, lì sì che saranno cazzi. Quindi ricaricate solo in una zona sicura, o dietro a qualche compagno lo usate come scudo. Anzi, questa cosa meglio, fate così. Terzo comandamento, evitare di andare in giro o in tutti contro tutti, cioè in giro intendo andare in una zona dove qualcun altro sta facendo una caterba di kill. Se c'è un giocatore che come voi sta facendo tante kill, state il più lontano possibile da lui, perché quello lo troverete in qualche posto schifosissimo, pronto a spararvi con un'arma silenziata e magari con l'arma più forte del gioco, tipo MSBS, che tocca il grilletto e voi morite. Quindi state lontani, perché sicuramente lo troverete camperato. Questo specialmente tutti contro tutti o frenesia. Quarto comandamento. Dopo aver fatto 2-3 kill in un posto, spostatevi. Ci sarà sicuramente qualche figlio di puttana vendicativo che vi tirerà un missile, una granata, vi manderà il suo cagnolino di merda, farà qualsiasi cosa, morirà pure 100 volte solo per venire a uccidere voi. Quindi fate 3, 4, 5 kill e poi andatevene, cambiate posto, assolutamente. Quinto comandamento importantissimo, con questo finite all'inferno se non lo usate. Dovete usare sempre concentrazione. Perché? Perché se qualche cristiano vi spara, almeno voi potrete rispondere e non sparerete in cielo ai piccioni. Quindi sempre usare concentrazione. Numero 6, comandamento numero 6, simile al 5, usare sempre predatore. Sempre, sempre predatore sui fucili d'assalto, sempre, perché così potrete spostarvi destra-sinistra, evitare colpi e magari uccidere i nemici meglio. Sempre, se non rimanete fermi come degli stoccafissi a sparare al nemico e quello vi gira intorno e vi ammazza, cioè vi prende per il culo. Ricordatevelo. Numero 7. Usare sempre sciacallo o avere almeno il supporto con le munizioni e giubbotti. Perché questo? Perché le munizioni tanto le finirete sempre, dovete fare più di 24 kill, quindi in qualche modo le finirete. E raccogliere armi a porti da per terra con mirini termici, cose strane che quando troverete un nemico sparerete non si sa dove, no, no. Usate sciacallo, se no usate il supporto, anzi che forse è meglio, dove avrete la cassa di munizioni che vi caga armi sgravate, perché io ho sempre trovato roba buona. E i giubbotti antiproiettile che vi salvano il culo, cioè anche se la vita è minima in questo gioco, cioè si gioca a veterano, il giubbotto vi può parare il culo, 2-3 colpi magari, basta, cioè poi lo raccogliete in una velocità incredibile, quindi fatelo. Comandamento numero 8, muoversi sempre pensando di avere una copertura o un qualcosa, mai muoversi in luoghi aperti, perché sennò succedono veramente brutte cose, tipo granate, robe strane che vi volano addosso. Cioè se vi dovete muovere in una zona, prendiamo per esempio Overlord, cioè la zona aperta con le casse, se vi dovete muovere per forza in quella zona, muovetevi da una cassa all'altra di sabbia in modo da sfruttare l'headglitch, sennò muovetevi ai lati della mappa, non girate come dei pazzi, cercate sempre di guardare dove sono i nemici e di muovervi intelligentemente, sfruttando le coperture e la mappa. Numero 9, importantissimo questo mandamento, se ferite uno e quello scappa, non lo inseguite e non sprecate tutti i proiettili nel muro, perché sicuramente qualcuno uscirà da qualche parte perché ha visto il vostro puntino rosso o vi sta ascoltando con le cuffie ed è pronto a uccidervi. Non lo fate, non lo fate, ok? Ricordatevelo. Ci siamo? Numero 10, comandamento sempre molto importante, giocare in base all'arma che si sta usando. Perché questo? Perché se usate un SMG su Overlord, che cazzo andate a fare in una zona aperta? Cioè ditemelo, io che vi vedo con l'SMG dico, che cazzo fa sto coglione, e lo trito.
Questo è il mio pensiero. Se usate un SMG, sfruttate la mappa, andate in zone piccole, andate verso lo spawn nemico e girate l'intorno. Non andate in giro per la mappa con un SMG, non ammazzerete mai un R da in culo al mondo, a meno che quello non c'ha le mani. Che nel 90% dei casi potrebbe pure essere vero, però non lo fate. E se avete un fucile d'assalto, non andate in luoghi stretti, perché arriverà il primo figlio di puttana col bizon e vi triterà. Quindi ricordate, sfruttate la mappa, questo è il 10° comandamento. Questi sono i 10 comandamenti per tirare una cam, usateli, sfruttateli, bitches, perché vi porteranno a fare una cam, specialmente a 24 kill. A 24 kill, mettiamo un 11° comandamento, a 23 kill, dipende se avete inflessibile. Non rushate per fare l'ultima kill, è quella più importante. In quel momento la tensione salirà al massimo, vi verranno le gocce di sudore, vi tremeranno le mani. È in quel momento che dovrete ragionare, fermarvi, camperare, aspettare e fare l'ultima kill, anche se ci vorranno 30 secondi, ma almeno farete la cam, farete quittare gli avversari e godrete. Quindi questo facciamo che sono 11 comandamenti, non più 10, ok? Quindi bella raga, vi lascio alla fine del video. Bella bitches!